Vai. Ed eccoci alla sede elettorale di Chieti Alta del candidato sindaco Diego Ferrara, il candidato sindaco del centro-sinistra. Secondo le prime schede esaminate nel corso di questi scrutini, ci sarebbe Di Stefano in testa con una percentuale che si attesterebbe tra il 40 e il 45%, quindi non sforando il tetto del 50% più un voto, si dovrebbe andare al ballottaggio che si terrà il 4 e il 5 di ottobre. Adesso rimane da capire chi sarebbe l'avversario di Di Stefano a questo ballottaggio. C'è in corso questo testa a testa Ferrara tra lei e il candidato Bruno Di Iorio. Se lo aspettava? Guardi, io fino a pochi giorni fa mi aspettavo un risultato più eclatante per Di Stefano. Lo dico senza infingimenti e senza false parole. Gli exit poll di ieri mi hanno non solo ridato coraggio, ma mi hanno confermato di aver agito bene durante questa campagna elettorale. E pertanto, poiché io sono l'uomo dell'ascolto e non metto paletti e ostacoli pregiudiziali verso nessuno, penso che sarà una bella gara, che avremo il ballottaggio e che chiunque arrivi al ballottaggio abbia ampie possibilità di dialogare con tutti. Ricordiamo che a Chieti è previsto il voto disgiunto, ovvero la possibilità di poter scegliere un candidato sindaco, al contempo una lista che non sostiene questo candidato. Secondo lei il voto disgiunto possa avervi in qualche modo ostacolato oppure no? Non penso, non penso, anzi potrebbe averci o avermi agevolato. Certamente questo lo sapremo con contezza oggi pomeriggio, questa sera, laddove i singoli voti o i voti totali dei singoli sindaci competitor si conteranno rispetto a quello delle liste. Da lì si vedrà se il voto disgiunto c'è stato e a quale livello e quale peso avrà poi nel ballottaggio. Ci conferma quello che ci ha detto prima di queste elezioni, ovvero il fatto che se dovesse essere lei colui che va al ballottaggio da domani, ci sarà una replicazione di quell'alleanza a livello nazionale tra PD e 5 Stelle e quindi anche voi con la compagine grillina. Assolutamente sì, io l'ho già ribadito nel corso di una trasmissione televisiva dando il nome di Amicone seccamente come collaboratore, come amico nel momento del ballottaggio. Ma ripeto ancora una volta, sono l'uomo del dialogo, quindi da parte mia nessuna ostatività a parlare con tutte le altre coalizioni che ci hanno viste in gara in questa campagna elettorale, perché penso che nell'animo tutti opereremo per il bene di Chieti. E quindi, come ripeto, ho già detto anche nell'ultima diretta televisiva, non esistono nemici politici, esistono avversari politici con i quali si possono creare alleanze per il bene della nostra città. Chiedi un'affluenza di circa il 65% degli aventi diritto, come la giudica? Allora, mi sembra che sia stata anche più alta, intorno al 69%, e la giudico alta come affluenza, e questo significa che quando si parla del destino della nostra città, i nostri concittadini rispondono sempre in massa. Lei prima mi diceva che è stata un po' una rimonta, che non si aspettava un risultato che comunque sembrerebbe poterla premiare nel caso in cui ovviamente andasse al ballottaggio, così. Ma che siamo partiti svantaggiati per una serie di eventi e penso che sia talmente sotto l'occhio di tutti che è inutile ribadirlo. Siamo partiti in ritardo. Ho subito sulla mia pelle lo strappo di una parte del PD che ha scelto altre strade.
e quindi il mio umore e la mia forza all'inizio non erano come quelle che poi ho creato durante la mia campagna elettorale, che è stata un crescendo di consensi. Io penso di aver coagulato intorno al mio nome un tessuto connettivo di questa città, di area di centro-sinistra e non solo, che vedono in me, nonostante i miei 66 anni, un volto nuovo capace di ridare lustro e diciamo concretezza a questa, all'amministrazione di questa città. Una parte del centro-sinistra però diceva è andata via, ovviamente si riferisce alla compagine dei Renziani, di Italia Viva, capeggiati da Alessandro Marzoli, e che, ironia della sorte, adesso si trovano a sostenere proprio quello che in questo momento è il suo principale competitor, perché vi state giocando il ballottaggio, ovvero Bruno Di Iorio. E questa diciamo divisione all'interno del centro-sinistra può essere l'ago della bilancia? Ma io penso che sarà sicuramente l'ago della bilancia. Lei ha parlato di Marzoli, ma non parliamo solo di Marzoli, parliamo dell'ex sindaco Francesco Ricci, di amici con i quali, come Luca Caratelli ed altri, ho condiviso battaglie nel PD di Chieti, e che avevano fatto il mio nome da prima, nel febbraio di quest'anno, e che poi più o meno inspiegabilmente si sono allontanati da me e dalla mia coalizione. Una volta nei partiti tradizionali si diceva che i panni sporchi si lavavano in casa e che si rimaneva uniti comunque e a prescindere. Questo non è avvenuto. Io non do giudizi su nessuno, non ho nessuna acrimonia verso nessuno, però è chiaro che è un discorso che dovremo riaffrontare, insomma, perché comunque loro sono di area e non riesco a vederli votare diversamente. Insomma, se votassero contro di me al ballottaggio e per il centrodestra, veramente significa che siamo arrivati alla frutta. In conclusione, a proposito di questo, Ferrara, per il Partito Democratico, scegliere il nome di Diego Ferrara come candidato sindaco è stata la scelta giusta? A questo punto direi di sì. Dobbiamo fare i conti con l'oggi, e penso che il mio nome sia riuscito a coagulare tante persone del centro-sinistra che probabilmente non avrebbero votato o avrebbero votato altro. Grazie Diego Ferrara, candidato sindaco del centro-sinistra. Linea allo studio.